trovati negli studi di Obiettivo News. 1923-2023, 100 anni, un traguardo di tutto rispetto per la società sportiva Madonna di Campagna di Torino, e ne parliamo oggi con il suo presidente, Quinto Zamparini, Buongiorno. e Vladimir Chiuminato, che è consigliere del comitato direttivo e consulente tecnico. Benvenuti. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. 100 anni, veramente un traguardo di tutto rispetto, a grandi linee qualche accenno a Cominato, meglio al vissuto di questa società sportiva. Ma per quanto ne so io diciamo sono solo 7-8 anni che sono presidente, che mi hanno messo lì i predecessori e hanno voluto che prendessi io Il comando, il comando, diciamo, certo. le redini, diciamo, della società, perché era parecchi anni che non aveva più tanti bei risultati, eccetera. Noi ci siamo prodigati per fare sempre migliorare questa società, nonostante tutti gli sforzi che hanno fatto i precedenti. I presidenti, perché i presidenti precedenti hanno fatto gloriosa questa società, perché hanno portato parecchi atleti anche al professionismo. E nomi, diciamo, che conosco io, c'era da Piepoli a Sgambeluri e tanti altri, che Cossu e che quanto Cossu e Mattia Viel, che era l'ultimo professionista ancora, adesso credo che sia Grosu. Crosu, che anche lui corre ancora adesso. Per cui, diciamo, veniamo ai nostri tempi. Noi abbiamo portato, io che ho tirato avanti questa società per questi anni, e quest'anno è il centenario, che sono orgoglioso di essere presidente Certo. e di questa onorata società, gloriosa società, che pertanto quest'anno abbiamo sacrificato parecchi sforzi economici anche, aiutati dai nostri sponsor, naturalmente, perché senza di loro non potremmo essere qui. E quest'anno abbiamo organizzato una squadra molto competitiva, che ci tengo a dirlo, con lo sforzo di tutti, e sono sicuro che i nostri direttori sportivi, lo staff tecnico che tutti aiutano e fanno con i nostri sponsor, quest'anno avremo una società molto competitiva e avremo, almeno penso e credo, che i direttori sportivi potranno portare questi ragazzi magari sul gradino più alto del podio quest'anno, facendo così felici e contenti e gioiosi, non solo per i loro sogni di vincere delle gare, ma anche per i nostri sponsor, i genitori e tutti noi che abbiamo lavorato questi anni, diciamo, con tutto il volontariato che noi facciamo, i vecchi. Quindi 100 anni che non sono un traguardo, ma sono un punto di È partenza un per punto di una forte partenza per gli sigla. altri, perché pensiamo, io penso che la società deve continuare, continuerà, perché io le auguro lunga vita al Madonna di Campagna, anche senza di me, perché io ho raggiunto la massima età ormai di essere presidente e devo lasciare il posto agli altri. Nel primo futuro, e certamente sarà così. Buonasera Se a tutti. lasceranno che Lascerò lei una sia squadra lontana. vincente Sì, no, questo che sicuramente. sicuramente avrà fatto bene nel centenario, nell'anno del centenario. E boh, Una auguro. società sportiva che all'inizio si occupava di diverse attività sportive ed era un punto di riferimento in Torino e adesso lo è ancora, però solo più per il ciclismo. Ma allora, iniziamo a dire Prego. subito che Madonna di Campagna sono 100 anni di attività, ed è da sempre un punto di riferimento per gli sportivi di Torino, del Piemonte e non solo. Si vede anche dei risultati conseguiti Certo. negli anni. Si diceva appunto che nel 1923, come era allora la prassi, tutte le società sportive avevano più titolo, Attività. calcio, più attività, calcio, pugilato, ginnastica, atletica e molte, molte di queste. Poi, purtroppo è arrivata anche la guerra. Con la guerra i bombardamenti hanno distrutto
la sede sociale, e per quello purtroppo abbiamo anche perso molto materiale, che sarebbe bellissimo adesso avere questi materiali sotto mano, con i verbali dell'associazione e quant'altro. Dopo la guerra questa società è diventata prettamente dedicata al ciclismo da una parte e al calcio dall'altra. In questi 100 anni comunque si sono forgiati dei giovani atleti, delle giovani atlete. Però ci tengo a dire che in questi 100 anni, scusate se mi ripeto, ma voglio rimarcare perché, come hai detto tu giustamente, Madda, è un evento importante il centenario, certo, per la SD sportiva dilettantistica del Madonna di Campagna. Non è un traguardo, ma è un nuovo inizio verso un altro centenario. Dicevo, non ha solo forgiato giovani atleti e giovani atlete, ma li ha accompagnati, questa gente ha sempre accompagnati in modo che diventassero dei giovani uomini e delle giovani donne nell'arco della vita, perché quello è importante, sì. Nessuno di noi sa se questi ragazzi un giorno o l'altro diventeranno dei campioni, ma sicuramente diventeranno degli uomini, e prima, certo, di tutto bisogna, o delle donne, e bisogna forgiarle appunto alla vita. Questa è la cosa più importante. Sì, perché senza dubbio la formazione sportiva è una disciplina in qualsiasi ambito, qualsiasi tipo di sport è fondamentale. Forgia, esatto, una disciplina fondamentale che forgia i caratteri dei giovani. Diciamo che è una parte formativa importante della vita, della vita di ognuno di noi. Sì, sì. Io penso che sia importantissimo. Certo. Per festeggiare questo evento importante, questi 100 anni, ci sarà una serata venerdì 10 febbraio. Assolutamente sì, vero presidente, sì, e esatto, con il nostro presidente che ci otterremo molto caro a lungo, perché è molto bravo, lui dice così, ma è molto sì, modesto. Sì, secondo me modesto, non lo lasciate a prendere. Invitiamo tutti quanti alla presentazione della squadra 2023, ma anche a gestire tutto quello che è stato dal 1923 al 2023, certo, al Teatro Murialdo di Torino, che è in via Chiesa della Salute, e avremo questa, diciamo, presentazione della squadra, e festeggeremo anche il centenario con diverse autorità che saranno presenti in sala, penso numerosi, eccetera. Speriamo che la sala basti, perché siamo partiti con certe idee e avremo parecchie adesioni, e siamo felici per questo, insomma, per i ragazzi e per tutto lo sport, diciamo, che merita il Madonna di Campagna. Certo, senza dubbio. Qualche altra cosa in programma, oltre, non per il centenario, però diciamo prossimi step, beh, oltre alla formazione classica, le gare, no? Quest'anno, esatto, naturalmente le gare, aspettiamo il calendario per decidere quale gare puntare, eccetera. Naturalmente le faremo tutte in Piemonte, e poi decideremo anche fuori regione dove andare, quelle gare che ci competono e che siamo sicuri di vincerle. Invece no, poi ma se questo è sicuro, io tocco ferro, io tocco ferro. Cancelliamo questo. perché ci vuole un po' di sano ottimismo e crederci fortemente. Naturalmente cominceremo, hanno già cominciato a allenarsi i ragazzi, e avremo il ritiro invernale che sarà il 18 di febbraio in Liguria. E il nostro ritiro è a Lassio, all'Hotel Garden, dove andiamo tutti gli anni. Una cosa la possiamo dire, ci troviamo a Rivarolo Canavese nella sede di Obiettivo News, e pertanto dobbiamo dire assolutamente che una delle gare che organizzeremo proprio nell'ambito del centenario sarà qui a Rivarolo, di nuovo con una serata tipo circuito, lo faremo di nuovo a luglio quest'anno, e poi al Givoletto. Una preserale. Una preserale qui. E poi la nostra Givoletto, che è già storica, anni, storica, che la faremo lì, e un'altra poi vediamo. Abbiamo delle idee. Delle idee. Forse una fino alla Rocca, o la Rocca sarà nel Canavesano. Assolutamente la Rocca, e sì anche. Poi vediamo, se riusciamo a fare anche la cronoscalata, poi a fine stagione vedremo. Sicuro Givoletto, Rocca e Rivarolo, Rivarolo, e poi le tre gare. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando ancora per vedere cosa riusciremo a fare. Aspetteremo con ansia anche il resto. Perfetto. Grazie, senz'altro. Grazie allora, a voi. A venerdì, tutti venerdì. Venerdì 10, certo, 10 ore 21, Teatro Murialdo, Torino, via Chiesa della Salute. Grazie, 17. Vi aspettiamo. Grazie, buonasera a tutti. Continuate a seguire Obiettivo News, buon proseguimento di giornata.